Ecco come Gramsci nel 1919 indica ai delegati di reparto della Fiat le virtù di cui la classe operaia deve dare prova per diventare la forza guida della società del domani. Certamente per fare tutto ciò sarà necessaria della disciplina. Ma la disciplina che voi richiederete alla massa operaia sarà ben diversa da quella che il padrone imponeva e pretendeva, forte del diritto di proprietà che costituisce a lui una posizione di privilegio. Voi sarete forti di un altro diritto, quello del lavoro, che dopo essere stato per secoli strumento nelle mani dei suoi sfruttatori, oggi vuole redimersi, vuole dirigersi da se stesso. Il vostro potere, opposto a quello dei padroni e dei suoi ufficiali, rappresenterà, di fronte alle forze del passato, le libere forze dell'avvenire, che attendono la loro ora e la preparano, sapendo che essa sarà l'ora della redenzione da ogni schiavitù.